Dalle immagini che ho lasciato all'inizio, oggi ho lavorato tutto il giorno nonostante fosse domenica, perché abbiamo fatto, c'era insomma un mercatino organizzato dai commercianti del mio paese, quindi tutti noi commercianti avevamo esposto all'esterno del negozio alcune cose, insomma del negozio eravamo tutti aperti, e in più c'erano anche altri banchini di altre attività esterne al paese. In più c'era il mio babbo che con il nostro gruppo metteva la musica in piazza, con appunto musica natalizia. C'era il Babbo Natale che faceva le fotografie con i bambini. Abbiamo cantato canzoni natalizie, raccontato una storia ai bambini, quindi insomma abbiamo cercato di animare la festa, e allo stesso tempo chiaramente insieme alla mamma lavoravamo cercando di controllare sia la parte esterna che interna del negozio. Considerando che fino a ieri c'è stato il sole e oggi invece era un tempo orribile, praticamente doveva piovere tutto il giorno, alla fine non è andata malissimo perché A, non ha piovuto, e B, abbiamo lavorato, per fortuna c'è stata diversa gente, quindi insomma è andata bene. Non so nemmeno in che condizioni possa avere la faccia, perché io praticamente sono tornata a casa e non mi sono neppure struccata, avevo il rossetto, boh, me lo sono tolto mangiando praticamente, e poi mi sono messa il pigiama e questa bellissima felpa del maritino che lui insomma non stava indossando, e quindi gliel'ho fregata perché mi faceva freddo. Comunque, fatto sta che insomma anche questa giornata è andata, adesso per un'altra settimana, e questa è l'ultima, lavorerò lì in questa appunto fabbrica di campionari di tessuti. E dopo basta, dopo avrò finito l'ultima settimana prima di Natale, tornerò al negozio. E quindi niente, vediamo un po' come vi porterò con me in queste giornate, in questa settimana che probabilmente sarà molto calma, molto tranquilla, insomma è anche un po' monotona. Comunque non importa, io faccio del mio meglio, ecco, per portarvi con me nella mia giornata. E niente, basta, adesso vado a letto perché sono sfinita, sono le 10:30, comunque sono veramente morta, vado a finire di struccarmi, vado, mi lavo i denti e poi vado a Ninna a leggere un pochino e basta. Ragazzi, ci vediamo domani. Questo vlog praticamente non ha niente, nel senso che questa settimana ho fatto sempre le stesse cose, cioè ho lavorato, sono tornata a casa, ho cenato, ho guardato la televisione e poi sono andata a letto.
Io oltretutto mi sono ammalata, infatti guardate che faccia, ho tutto il naso rosso perché ho un raffreddore fortissimo e ho 8 kg di, come si chiama, burro cacao perché ho tutti i labbri screpolati. Insomma, sto malissimo, per questo che non mi riprendo neppure. Comunque, l'unica cosa buona è che venerdì, cioè domani l'altro, perché oggi è il 13, 14. Ve lo lascio qui perché sono in confusione. Comunque oggi è mercoledì e quindi venerdì sera almeno vi porto con me al club del libro e quello mi fa piacere, ecco. E niente, questa è la situazione attuale. Cosa c'è da dire? Niente, non c'è da dire niente. Siamo in crisi pesa. Oltretutto mi devo alzare tutte le mattine alle 6:30, dopo una notte passata senza dormire perché ho il naso completamente tappato e la gola secca e la tosse. Perché mi sto mostrando in queste condizioni? Stasera comincio questo libro. Vediamo se lo mette a fuoco, eccolo. Che se dobbiamo leggere per il club del libro, che come ho detto è tra 2 giorni, quindi sicuramente non riuscirò a finirlo. Purtroppo questo mese ho letto pochissimo, perché ho avuto tantissimo da fare, come avrete anche voi visto. E vabbè, pace, comunque almeno mi faccio un po' un'idea generale su di cosa parla. Chi sono i protagonisti, lo stile dell'autore, eccetera. Sbam! Siamo il 16 dicembre, salto temporale! Allora, come vedete sono in macchina, sto andando al Club del Libro e niente, il bello di questi vlog settimanali è il fatto di poter cancellare o comunque non riprendere tutte quelle parti che sarebbero estremamente noiose, nel senso che questa settimana praticamente non ho fatto niente, ho lavorato. E basta, sono tornata a casa, addirittura sono stata male, come sentite ancora dalla voce, quindi ero impresentabile. Poi tornata a casa ho un po' pulicchiato, nel senso che ho cominciato un po' le pulizie di Natale, dato che per Natale tutte le famiglie, sia la mia che quella del maritino, sono a casa nostra. E quindi niente, io adesso me ne sto andando al club. Oggi ho finito di lavorare, ecco, volevo dire questo, ho finito di lavorare in quell'altro posto dove lavoravo. Negli ultimi giorni ho fatto anche una cosa un po' diversa dal solito comunque. Ho finito, riprenderò dopo Natale perché hanno davvero tantissimo lavoro e a me fa comodo in ogni caso. E quindi per questa settimana, prossima settimana sarò in negozio tutta la settimana perché è quella prima di Natale, quindi è quella dove si lavora di più. C'è davvero necessità che affianchi la mia mamma nella gestione del negozio e nella vendita. E adesso niente, sto andando appunto al club. Qui il tema di questo mese erano libri fantasy ed io purtroppo non sono riuscita a leggerlo perché questo mese non ho letto quasi niente, sono stata sempre iperoccupata ed era lontano dal pianeta silenzioso. E invece stasera chiaramente presenterò o comunque darò la scelta tra vari titoli natalizi, quindi inserirò 2 titoli che ho letto io lo scorso mese e 2 titoli che invece non ho letto e vediamo quale di questi vincerà, tra virgolette, quindi sarà quello letto e del quale parleremo a gennaio, ecco, per farvi capire come si organizza il mio club. E niente, vi porto con me, ho molto piacere, fa un freddo cane, questa mattina oltretutto ho ripreso anche, così ve lo faccio vedere, era talmente tutto ghiacciato che sembrava veramente fosse nevicato. Allora, appena terminato il club del libro, mi dispiace se basso lo stereo. Se non ho ripreso molto, ma quando sono lì sono talmente presa dalla situazione, da quello di cui stiamo parlando, che veramente non mi riesce mai a ricordarmi di riprendere per bene. Comunque,
Adesso torno a casa anche perché sono. Cioè, mi troverà anche il cellulare perché sono infreddolita da morire perché è un freddo assurdo. E niente, volevo soltanto dirvi che stasera, quindi il 16, è uscito la prima puntata di una nuova serie televisiva che si trova su Sky, ma comunque dopo l'uscita la trovate ovunque, su internet, tratta dal libro Radici. Radici è uno dei libri più belli che abbia mai letto, un libro vecchissimo che ho letto nell'edizione vintage della mia mamma, quindi l'ho veramente adorato. Quindi se vi interessa, ecco, io vi dico che è uscita oggi proprio la prima puntata di questa nuova serie. In realtà non so nemmeno quante puntate siano, può darsi anche che sia una miniserie, devo informarmi. Comunque, se vi interessa, io l'ho registrata, domani me la guarderò. Comunque, andatevela a vedere. E niente, io per stasera vi do la buonanotte. Vi do appuntamento a domani, che sarà l'ultimo giorno di riprese per questo specifico vlog. E niente, non so che cosa farò di preciso. Comunque, io vi porterò con me, come sempre, lo sapete. Intanto, domani sarò in negozio. E niente, Questa è buonanotte. l'ultima ripresa del vlog di questa settimana in Marittimo. Senti, cappuccino, tortino salutare per lui, sake per me. Ah, saluta, di. Ah, ci vediamo la prossima settimana. Dillo. Siamo la prossima settimana. Ci vediamo la prossima settimana.